Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché, come potete vedere, qui vi faccio vedere i nuovi banner a disposizione dei giocatori, dove abbiamo appunto tutte le varie varianti, no, dei personaggi di First Soldier, dove sarà possibile pullare la loro arma, un'arma 5 stelle garantita, almeno un'arma 5 stelle garantita per ogni personaggio, e in più ricevere 20 memorie come bonus per ogni personaggio che verrà pullato o comunque che verrà diciamo cercato all'interno del gioco. Mentre invece qui sì, devo settare la wishlist, ma tranquillo perché tanto questo è un banner che si skippa come se non ci fosse un domani. Grosso peccato, perché esteticamente la skin di Sephiroth è veramente veramente figa, però è un banner che per me non ha né capo né coda, nel senso è un banner che presenta un Sephiroth che fa danni con 3 barre ATB, va bene, ci sta, ma li fa danni fisici, e voi sapete benissimo che, per quanto mi riguarda, ogni qualvolta vengono menzionati danni fisici su Sephiroth è per me uno skip completo, dato che il mio Sephiroth è concentrato di più nel fare danni magici. Quindi avere l'ennesima arma che effettua danni fisici, tra l'altro vento, dato che comunque Sephiroth ha già un'arma fisica che fa danni vento, che ripeto è proprio la sua meccanica e la sua concezione di quando è uscito per Halloween, che possiede appunto il vestito con Wind Mastery e l'arma che effettua danno fisico vento. Quindi non lo so, mi sembra un po' strana questa sorta di ripetizione per quanto riguarda Sephiroth, sia per quanto riguarda il costume con Wind, Ability Mastery e neanche Arcanum in questo caso, e in più addirittura l'arma che sì, vabbè, fa danno con 3 barre ATB, però è un 420% portato ad Overboost 10, quindi immaginatevi con gli Overboost normali saremo sempre sul 320-360 massimo, 380 e poi 420 quando raggiungeremo praticamente, cioè 400 quando raggiungeremo rosa e poi 420 probabilmente quando raggiungeremo Overboost 10. Dovrebbero essere più o meno queste le potencies, e sono basse, sono molto basse. Tu dici risparmi perché sono 3 barre ATB, ma io con una barra ATB in più ho praticamente degli attacchi che fanno anche molto più male, fanno anche molto più danno. Quindi direi che questo banner è veramente skippabile come se non ci fosse un domani. Esteticamente il costume di Sephiroth è anche bello, però buff debuff extension Sephiroth, che fondamentalmente è un DPS magico, non ricoprirà il ruolo di debuffer. È vero che comunque chi possiede la Kusha Blade può sfruttare Sephiroth come debuffer e può estendere appunto la durata dei suoi debuff, che male non sono, ma ricordiamoci che anche Barrett adesso ha un'arma che è praticamente identica alla Kusha's Blade ed è anche più portato a fare quel ruolo di debuff, mentre invece Sephiroth adesso può veramente ritornare a concentrarsi come un tempo nel fare danni come se non ci fosse un domani. Ma comunque sia, essendo comunque fisica, per me l'arma si skippa a priori. Discorso anche per Red, che possiamo fare in modo abbastanza simile. Red prende un'altra arma che è sempre 3 barre ATB, che riduce la resistenza all'acqua e riesce a breccare più facilmente i sigilli. Può essere comoda, perché comunque può essere comoda con solo 3 barre ATB, specialmente in combo con Tifa, con la Tifa che abbiamo avuto per Pasqua, che praticamente tira dei cartoni in faccia che Tyson sposta di proprio. Però non mi sembra neanche tutto sto granché, cioè nel senso non abbiamo abbiamo praticamente sto Silver Collar che è un 320, tra l'altro AOB 10. Come support materie, sì, abbiamo il Wind Attack Boost, abbiamo il Cure All, che in realtà non è neanche male,
Tra l'altro mette Wind Resist Down e Water Resist Down, quindi mette doppia resistenza down. Red è già la seconda arma che possiede con doppia resistenza down. Non era menzionato il vento, era menzionato soltanto l'acqua. Ecco, diciamo che qui la situazione adesso può cambiare, perché comunque è sicuramente molto buona un'arma che con solo 3 barre ATB mi consente di avere una doppia resistenza down e inoltre mi permette anche di rompere il sigillo, di rompere i sigilli. Quindi effettivamente non è male. Come refined abilities abbiamo boost healing e buff debuff extension, che possono essere buone anche per Matt, come Sub Weapon può essere ottima anche per Matt, che incrementa appunto i suoi buff, l'estensione dei suoi buff e anche la cura, molto molto buona. Però sì, il doppio resistance down non è la prima arma di Red che lo fa. Abbiamo anche l'arma di Red, Livy Collar, che abbassa praticamente fuoco e ghiaccio contemporaneamente. Quindi Red diciamo si sta proprio proiettando sempre di più verso quella tipologia di personaggio che mira magari alle debolezze elementali o comunque aiuta dal punto di vista di debolezza elementale, che non è una cosa negativa, non è assolutamente una cosa negativa. Mentre invece per quanto riguarda Sephiroth abbiamo praticamente attacco fisico che viene incrementato per se stesso con Max Potency Smith, quindi soltanto 2 tacche, ma ci sta, con 3 barre ATB direi che ci sta. E poi quando se stesso ha, quando Sephiroth possiede il 50% di HP in più, abbiamo praticamente il danno vento che viene incrementato con potenza high, max potencies high. E come potete vedere, infatti, abbiamo boost attacco fisico, boost vento per quanto riguarda le refined, e poi qui abbiamo, vabbè, attacco fisico e sigil boost circolare per dare una mano al personaggio di Sephiroth. Allora, l'arma di per sé, ripeto, anche come percentuale di danno, è vero che sono 3 barre ATB, però 420%. È un po' così e così. Carino il fatto che si aumenti da solo l'attacco fisico e ovviamente aumenti anche il danno vento, però cioè si può fare praticamente una build solo vento fisica per quanto riguarda Sephiroth. Cioè l'unica cosa buona che si può avere da quest'arma è il fatto che Sephiroth abbia una build fisica vento adesso completa, perché possiamo mettere appunto l'arma di Halloween come arma principale, questa come arma secondaria, e possiamo aumentarci l'attacco fisico e i danni vento e poi picchiare con l'altra arma. Il costume, noi abbiamo già Wind Mastery per quanto riguarda Sephiroth, quindi per chi possiede quel costume, secondo me è già coperto e non ha bisogno comunque di pullare anche questo. Questo, ripeto, carino per il buff debuff extension, ma Sephiroth, almeno per me, non è un debuffer, quindi non è un costume adatto al personaggio in questione. Se questo costume l'avessero dato a Red, già sarebbe stato diverso, perché Red comunque già ha il suo buff debuff extension, quindi cioè tramite l'arma il suo buff debuff extension, quindi si sarebbe potuto sposare benissimo con praticamente l'arma, quindi arma e costume che avrebbero fatto praticamente un'unica cosa. Il capitolo, a questo punto, mi viene da pensare che avremo mostri o comunque avremo nemici che saranno deboli al vento e all'acqua, quindi per quanto riguarda il vento sono messo abbastanza bene, ossia Zack che Lucia che sono messi molto bene con la tipologia vento, anche Yuffie che è messa molto bene con la tipologia vento. La tipologia acqua invece sono in alto mare, proprio per rimanere in tema, quindi vedremo che cosa riuscirà ad inventarmi. Comunque per me è un banner estremamente bocciato per i motivi che vi ho elencato fino a questo motivo. Che ricapitoliamo, sono essere Sephiroth uguale fisico, quindi skip, costume che non ha completamente senso almeno per me e quindi skip, e Red stessa identica cosa. Però c'è da dire che l'arma di Red è sicuramente migliore ed è anche
molto più utile rispetto a quella di Sephiroth, quindi un'altra arma con doppia resistenza elementale, acqua e vento, che si sposa benissimo con l'altra arma che abbassa la resistenza a fuoco e ghiaccio, quindi abbiamo già praticamente quattro elementi che possono essere gestiti completamente da Red, senza considerare ovviamente anche la possibilità tramite il suo collare estivo di abbassare anche il tuono come elemento, quindi abbiamo praticamente cioè abbiamo proprio tutti gli elementi che Red riesce a gestire come debuff, alcuni a 2 a 2, mentre invece il tuono singolarmente però è comunque da sottolineare come appunto Red riesca ad avere un ruolo ben preciso, ovvero il debuffer elementale quasi quasi, no? Quindi è buon per lui avere questo tipo di ruolo, mentre diciamo da un lato Sephiroth ha già un altro ruolo, quindi non mi sembra il caso di eccedere per quanto riguarda questo banner. Quindi gemme risparmiate che sicuramente si accumuleranno per fine mese, se veramente si vocifera di questa collab, vedremo appunto qualche notizia in più possibilmente nelle prossime settimane per questa collab. Quindi per il momento direi che è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima, bye bye.